Seconda parte di 7 in punto, affrontiamo tematiche di politica. Qui con noi Sergio Berlato, componente attualmente di Fratelli d'Italia. Sì. Lei è stato parlamentare, europarlamentare, è stato anche di Forza Italia, una vicenda abbastanza travagliata, un personaggio con una sua storia. Ora lei si... credo stia accarezzando l'ipotesi di ripresentarsi alle prossime regionali, alle prossime elezioni regionali, nelle fila di Fratelli d'Italia. Chiariamo un aspetto, perché non vorrei farla parte del saltimbanco oppure del saltafossi. Io sono sempre stato di Alleanza Nazionale e poi qualcuno mi ha comunicato che il mio partito non c'era più perché era stato fuso nel Popolo della Libertà, quindi sono entrato nella quota del 30% in Popolo della Libertà provenendo proprio da Alleanza Nazionale. Poi ancora mi è stato comunicato che non c'era più neanche il Popolo della Libertà ed è tornato a casa in qualche modo. Il partito si richiamava Forza Italia. Io sono tornato a casa mia, cioè in Alleanza Nazionale, adesso il partito della destra italiana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, quindi sono tornato coerentemente a casa mia, non ho fatto i saltafossi. Fatta questa debita premessa, visto che è tornato a casa, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, Alleanza Nazionale e poi Fratelli d'Italia sono il percorso anche di un nome illustre della politica italiana in questi giorni a livello nazionale, al centro di quella che è l'operazione Mafia Capitale. Sto parlando di Gianni Alemanno. Visto che lei, insomma, non è nuovo anche per quanto riguarda il sistema veneto, più volte ha sottolineato determinate vicende e poi i fatti sembrano averle dato ragione, che cosa può dire di Gianni Alemanno, appunto, che è un compagno di partito, un amico credo, e ha condiviso un percorso insieme? Qual è la situazione che si sta vivendo? Spero mi venga dato atto di essere stato il primo e per molto tempo l'unico politico veneto che ha avuto il coraggio di denunciare il sistema del malaffare in Veneto, che solo in parte è emerso, perché in Mose altro non era se non la palestra dove questi delinquenti si esercitavano per poi mettere a punto il sistema e applicarlo in una serie di altre opere infrastrutturali del Veneto, sia nel campo della sanità che nel campo delle infrastrutture viarie. Mi auguro che presto arrivi la seconda puntata, perché quella del Mose è la prima puntata. Ha fatto molto scandalo il fatto di sentire che più di 1 miliardo di euro sono stati utilizzati per il Mose per oliare il sistema, quindi per la corruzione. E in realtà dobbiamo ricordare che nella sanità c'è un Mose all'anno, quindi la quantità di risorse, visto che l'80% del bilancio della regione è dedicato alla sanità, e lì, partendo dal Project Finance alla Veneta, ci sono delle zone d'ombra che spero la magistratura possa chiarire, perché credo che lì ci sia veramente da indagare con attenzione. Tornando alla questione, domanda. No, ma voglio fare proprio anche una precisazione. Lei sta dando quasi per scontato che ci sia un secondo capitolo, no, dello scandalo sistema veneto. Indubbiamente non possiamo far finta di essere su un altro pianeta, è qualcosa che si sente nell'aria, si sente vociferare, ma di cui non si ha alcuna certezza. Lei invece sembra avere degli elementi per cui, insomma, a breve potremmo vedere altri fuochi d'artificio? Quando io quasi 3 anni fa ho sollevato la questione, sono andato personalmente presso le varie procure della Repubblica del Veneto e presso il Comando Generale della Guardia di Finanza di Maestre a portare una corposa documentazione che chiedevo fosse verificata, perché da quella documentazione emergevano situazioni che prospettavano l'esistenza di un sistema diffuso di malaffare. L'ho fatto con cognizione di causa. Se adesso mi sbilancio a dire che se le mie informazioni verranno poi confermate, arriverà la seconda ondata che porterà finalmente luce anche in questo settore, che è un settore molto importante, perché anche agli occhi dell'opinione pubblica, mentre il Mose sembra qualcosa di relegato a Venezia, lontano dai cittadini, che poi, ricordiamolo, è un'opera che dipende dallo Stato, il Mose. In larga misura sì. E per quanto riguarda invece la questione sanità, la gente deve sapere che se vengono chiusi tanti posti letto, se in molti ospedali non ci sono i soldi per
garantire un livello decente di assistenza ai malati non è perché tutto a un tratto non ci sono più soldi, ma molto probabilmente perché quei soldi che mancano... Sta facendo un'affermazione molto pesante comunque. Sono sempre abituato a parlare tenendo ben collegato il cervello con la lingua. È vero però che ci sono dei tagli di trasferimento dallo Stato alle regioni. Sicuramente sì, viviamo in un periodo molto difficile, però pensate voi se tutti i soldi che sono stati mangiati per il MOSE venissero messi a disposizione delle famiglie e delle imprese venete. E qui non si tratta di soldi rubati da qualche altra parte d'Italia, si è sempre pensata a Roma ladrona e in parte abbiamo confermato di questo. Sembra tutta l'Italia che in alcune aree, non parlo di aree geografiche, ma che nella la politica credo che in tutta l'Italia non stia facendo una bella figura. Ovvio non bisogna prendere la politica tout court, ma in tutta l'Italia parte della politica, penso anche ad alcuni consigli regionali dove non dimentichiamo nelle spese, nei rimborsi spesa sono comparse richieste di rimborso davvero allucinanti. Nel nostro paese davvero... serve una rivoluzione culturale, perché non possiamo mettere un finanziere o un carabiniere accanto ad ogni amministratore pubblico. Dobbiamo affrontare questa questione moralizzando la gestione della cosa pubblica, e noi abbiamo proposto come Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale anche dei rimedi, che sono semplici. Basta unicamente dire chiaramente che chi ruba deve andare in galera, altro che patteggiamenti, deve andare in galera, rimanere in galera fino all'ultimo giorno che le è stato comminato di sanzione. Chi ruba, ma lo dovrebbe anche rimborsare fino all'ultimo ruba, euro quello che ha sottratto con gli interessi. Sono tra le cose, guardi, la prima è questa, uno deve andare in galera, deve rimanersi in galera. Dopodiché chi ruba deve restituire tutti i soldi che ha rubato, altro che piccola multa per chi ha rubato, deve restituire tutti i soldi che ha rubato con gli interessi. E chi ruba nella cosa pubblica non deve più amministrare la cosa pubblica per il resto della sua vita. Sono delle regole semplici, ma che se applicate possono fare in modo da non trovarci tra 5 o 10 anni nuovamente con gli stessi protagonisti in un'altra tangentopoli, per fare in modo poi da vedere che sono sempre i cittadini a dover pagare le conseguenze di queste ladronerie. Io ho organizzato proprio nel febbraio scorso, proprio a Vicenza, un convegno internazionale quando ero parlamentare europeo, e non sono più parlamentare europeo, voglio ricordare, non perché i cittadini non mi abbiano votato, ma perché la sera prima della presentazione delle liste, proprio perché ho avuto il coraggio di denunciare i malfattori, alcuni dei quali erano anche all'interno del mio ex partito, sono stato estromesso dalle liste proprio perché la mia colpa era quella di aver denunciato i ladri. Strano modo di comportarsi, perché anziché punire i ladri, hanno punito chi ha denunciato i ladri. Però io ovviamente... Forse non immaginavano. Sapevano perfettamente, perché il fatto stesso che abbiano tolto dalla lista, è sempre stato uno dei più votati. Lei dice tre cose, no? È votato con le preferenze, mai stato nominato. Lei dice tre cose. Patteggiamento non va bene, devono fare la galera. Risarcimento di quanto sottratto, e mi pare che in questo qualcosa si stia facendo molto più di una volta. Decadenza dalle cariche pubbliche, credo che sia comunque ormai, se non sbaglio, un provvedimento che è stato votato, non siamo più a tempi in cui c'era l'immunità più o meno parlamentare. Alla fine di questo primo filone dello scandalo del MOSE, magistrati che non si possono certo definire magistrati di parte, magistrati strumentali, hanno dichiarato che insomma è stata chiusa rapidamente la questione anche con pene giuste, sanzioni giuste, cioè il patteggiamento alla fine ci stava per una serie anche di bilanciamento tra il carcere che comunque qualcuno se l'è fatto, i soldi che deve restituire e anche il fatto che bene o male era abbastanza corrispondente la pena alla colpa. Io non scendo nel merito del pronunciamento dei giudici, che avranno fatto una cosa che è contemplata dal codice, quindi sicuramente hanno fatto delle cose più che legittime. Cioè sembra che per la prima volta la rapidità si sia arrivati ad una condanna, un'oggettiva risoluzione. Qui non si è fatto proprio il processo, perché il patteggiamento... questo patteggiamento vale non solo per i politici ladri, ma vale anche per tutti. Certo, il patteggiamento prevede che non si faccia il processo, cioè anziché fare il processo, uno ammette colui le colpe. Che viene incolpato ammette la sua colpa e patteggia chiedendo uno sconto di pena, sia per quanto riguarda la pena detentiva che per quanto riguarda il risarcimento di una parte dei soldi che ha ammesso di aver intascato. Questo è avvenuto, però, anche se questo dal punto di vista procedurale è
corretto, credo che l'opinione pubblica, almeno le persone con le quali parlo io, non accetta l'idea che uno che è accusato di aver rubato centinaia di milioni di euro se la cavi con qualche manciata di lenticchie, per dire, no? Ecco, lei accetta, dico, che io dia lo spazio alla pubblicità? Prego. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio con Sergio Berlato, esponente di Fratelli d'Italia. Scalpita, perché vuole rispondere alla domanda principale che gli ho fatto inizio trasmissione. Ci ha raccontato la sua carriera politica, iniziato con Alleanza Nazionale, poi confluita nel PDL, quindi si è ritrovato poi a Forza Italia, a quel punto è ritornato a Fratelli d'Italia. Io, visto che Sergio Berlato è una figura politica che in qualche modo ha sottolineato, una voce che ha evidenziato, ha parlato di sistema Veneto in tempi non sospetti, e poi gli eventi gli hanno dato in qualche modo ragione, io provocatoriamente ma anche giornalisticamente parlando gli ho chiesto: mi risulta che Gianni Alemanno, uno degli indagati eccellenti nella questione di Mafia Capitale, che adesso non è che si voglia fare una classifica tra malaffare di serie A o malaffare di serie B, però insomma ci sono a Roma delle connessioni con la criminalità, con la banda della Magliana, con il terrorismo, insomma una consistenza, forse Roma anche in questo senso in qualche modo ci ha battuto. Però io volevo sapere appunto da lei, Gianni Alemanno, compagno di partito, come si è trovato in questa situazione. L'abbiamo visto in televisione dire mi sono fidato eccetera, ma la gente, lei diceva prima, non gli sta bene che si patteggi pene pecuniarie relative, però forse alle persone non sta neanche bene che tutte queste persone politiche non si assumano mai la responsabilità e non si accorgano di niente, è difficile da crederlo. Io credo sia importante che ognuno che sbaglia debba pagare, chiunque esso sia. Prova ne sia che quando io ho denunciato il sistema del malaffare in Veneto ero ben consapevole che facenti parte di questo sistema erano soggetti che, pur militando all'interno di partiti diversi, sia di centrodestra che di centrosinistra, perché ad esempio la sinistra ha tentato di scaricare su Galan la responsabilità della questione Mose e quant'altro, mentre in realtà il capogruppo del PD in Regione Veneto ha ammesso e ha patteggiato, lo stesso sindaco di Venezia ha ammesso e chiesto il patteggiamento. Era però nel caso il sindaco di Venezia, lo ripetiamo sempre, un finanziamento illecito. Sì, 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 sì. Allora, per dire, ognuno di questi ha diversi livelli di responsabilità, però volevo sottolineare che nel sistema del malaffare hanno coinvolti soggetti sia di centrodestra che di centrosinistra. Beh, anche a Roma, allora, mi pare. Anche a Roma, stessa identica cosa. Qua addirittura vediamo che la stragrande maggioranza di persone coinvolte sono di sinistra, del PD in particolar modo, e c'è anche un avviso di garanzia da Alemanno, il quale continua a dichiararsi estraneo alle vicende e agli addebiti. Adesso aspetterà la magistratura, io gli auguro di poter dimostrare la sua totale estraneità agli addebiti. Va detto che, in attesa che la magistratura faccia il suo corso, Alemanno si è comportato in maniera corretta, si è dimesso da tutte le cariche, si è dimesso addirittura da interno anche tutte le cariche del partito, per non coinvolgere nessuno in queste sue vicende personali. Stile diverso, c'è qualcuno invece che nel caso Mose non solo non si è dimesso, Galan continua a essere presidente della Commissione Cultura della Camera, altri soggetti. Ma probabilmente non è per sua scelta, non si decade automaticamente. No, non si decade, deve essere votato dalla Camera, e quindi continua a essere così. Ma una parte di questi. Pur la Camera in questo caso che non vota la decadenza. No, una parte di questi, ma non vota perché la forza politica che sostiene Galan probabilmente non dà il suo via libera però, per il voto. Però al di là di Galan, secondo solamente, al di là di Galan, molti di questi che hanno patteggiato, Alemanno ancora deve essere dimostrata, certo, la sua colpevolezza. Invece questi che hanno patteggiato e quindi hanno ammesso le loro colpe continuano a rimanere nei posti dove sono stati collocati, vuol dire uno stile diverso, e ci auguriamo che per tutti ci sia un'assunzione di responsabilità. E ora, tornando sul discorso di Alemanno, che notoriamente è un esponente di spicco di Alleanza Nazionale, lo ringraziamo per il suo atto di correttezza che lo ha fatto dimettere da tutte le cariche in attesa di veder chiarita la sua posizione. Ci auguriamo che anche altri all'interno di altri schieramenti politici possano seguire questo esempio di correttezza e
non prendere vitalizi finché sono indagati oppure colpevoli, addirittura condannati, non continuare a percepire lo stipendio del parlamentare e non continuare a ricoprire degli incarichi. Noi abbiamo detto chiaramente regole semplici, ma bisogna fare in modo che chi viene poi constatato come colpevole nella cattiva gestione della cosa pubblica debba essere allontanato per tutta la vita dalla pubblica amministrazione. Però, ritorno sempre sul dato di fatto, non è tanto chi è colpevole che dovrebbe agire, ma dovrebbe essere chi è intorno. Cioè, il problema, se lei condivide, non è tanto se è la politica di destra o la politica di sinistra, il problema è che c'è troppa gente che ruba, c'è troppa gente che fa malaffare, quindi bisognerebbe trovare delle regole per una politica onesta, cioè non è possibile. Dovrebbero essere i partiti per primi ad allontanare chiunque sia coinvolto in scandali e altre cose del genere. È una questione morale che deve prima che far approvare delle leggi. Ma sono 20 anni che si parla della questione morale della politica. Ma se abbiamo all'interno del Parlamento, che è un Parlamento di nominati, abbiamo moltissime persone che sono non solo indagate ma addirittura pluricondannate, questa dovrebbe essere la dimostrazione della necessità di stabilire regole diverse, di natura morale, alle quali dovrebbero poi assoggettarsi tutti i partiti per fare in modo che ai cittadini venga data la possibilità di scegliere tra persone per bene, non tra chi è meno delinquente di altri. Allora, su sta faccenda qua credo che ci sia la necessità anche da parte della politica di riacquistare credibilità, cambiando la politica, il sistema. Siete voi, come possono? Allora, io tornando alla vicenda di Alemanno, no? Come si fa a dire io non sapevo, io non immaginavo? Lei che appunto ha operato in vari livelli della politica, quindi è davvero il sistema che a un certo punto ti fagocita o continui a correre a quella velocità oppure vieni estromesso? È davvero così difficile essere onesti quando si è in politica? Guardi, il problema magari riguardasse solo la politica, perché come è successo nel Mose e sta succedendo a Roma, meno del 10% dei coinvolti nelle vicende giudiziarie sono politici e il 90% sono funzionari. Pubblici amministratori, funzionari, alti dirigenti e quant'altro. E la dimostrazione è che spesso la moralizzazione della gestione della cosa pubblica non deve riguardare solo la politica, ma deve riguardare tutti coloro che amministrano la cosa pubblica. I funzionari sono quelli che non vengono mai cacciati, tra l'altro. Bisogna avere il coraggio, anche in Italia, come accade in altri paesi, dove c'è lo spoil system, quando arriva chi vince le elezioni, arriva con tutto quanto l'apparato burocratico, si assume la responsabilità di quello che fa nel periodo in cui amministra la cosa pubblica e i cittadini devono essere messi nelle condizioni di giudicare la squadra, compresa la parte burocratica. Purtroppo nel nostro paese la politica da un po' di tempo è debole e quando la politica è debole prende forza la burocrazia e mentre il politico magari rimane nel suo ruolo per 3-4 anni, magari l'alto burocrate rimane lì 57. Per 30, 40, 50 anni. Io che sono stato amministratore regionale ho avuto modo di constatare, me lo dicevano, lei assessore è uno di tanti, lei rimane qua 5 anni e poi se ne va, ma noi rimaniamo qua tutta la vita. Allora, quanto un politico, quindi un assessore, un ruolo, un incarico, può avere potere decisionale sui suoi funzionari e quanto a questo punto è schiavo dei funzionari? Perché mi viene un po' in mente, non so se il paragone le sembra riverente, il Doge con il Consiglio dei 10, no? Il Doge era questa carica, poi di fatto decideva il Consiglio dei 10 o le oligarchie, sì, c'è una figura. Allora, le cariche politiche servono solo per dare un nome e anche dare un capro espiatorio nel momento in cui bisogna gridare all'untore? O ha un vero potere anche sui funzionari? Sono ruoli diversi. Cioè, dire io non mi ero accorto, io non potevo sapere, uno dovrà pure vigilare. Capisco che indubbiamente in un comune come Roma ci sono talmente tante connessioni, interconnessioni, però se tu crei una gerarchia di controllo a livelli sempre subordinati, probabilmente il sistema viene monitorato. Ognuno deve avere il suo ruolo. Allora, i funzionari, cioè la parte burocratica, deve mettere nelle condizioni i politici di fare delle scelte. Sta al politico fare delle scelte, delle quali si deve assumere la responsabilità, ma l'apparato burocratico deve mettere nelle condizioni il politico di fare delle scelte.
poi cosa succede invece? Succede che anche attraverso la famosa riforma Bassanini, che ha dato alla parte burocratica dei poteri immensi, pensi lei, in quindi un, in un comune, se il segretario comunale non mette la sigla di conformità a una delibera, il sindaco che è eletto dai cittadini non può portare quella delibera in approvazione. E poi deve rispondere lui del suo operato, per dire, no? E ora, anche in questo caso, bisogna fare in modo da ridare alla politica un ruolo importante, ma anche di responsabilità. Bisogna fare in modo che uno che fa le sue scelte possa essere giudicato per le scelte che fa. Non è per scusare i politici, perché come si diceva, i burocrati hanno forza quando i politici sono deboli. È vero anche che la macchina che solitamente si definisce come macchina della politica, come costi, in realtà chiunque, non sono i 600 parlamentari, che indubbiamente è indignitoso magari che abbiano questi stipendi da favola, ma è tutto l'apparato che c'è dentro nei ministeri, negli uffici, che pesa. Si fa un gran discutere dello stipendio dei politici, molto alto, che deve essere ridotto, perché devono essere i primi a dare buon esempio in un periodo in cui la gente fa fatica ad arrivare a fine mese, le famiglie e le imprese. Oppure potrebbero distribuire quello stipendio assumendo dei collaboratori e dare delle occasioni di lavoro. Possibilmente non in nero. Ecco, allora, appunto, come è successo anche, va detto che non tutti sanno che ci sono nel nostro paese, mentre ci sono circa 1000 parlamentari che devono essere mantenuti, tra virgolette, dal popolo, ci sono centinaia e centinaia di migliaia di burocrati che percepiscono uno stipendio che è 4 volte superiore a quello di un deputato e non devono... Gli stessi usceri mi pare che guadagnino. Se noi continuiamo a tenere usceri che percepiscono 3.500-4.000 euro al mese, capiamo bene che non va bene. Allora, quando si parla di tagli, bisogna tagliare veramente. A meno che non si voglia fare propaganda, come è successo con questo governo, che ha detto siamo riusciti ad abolire le province. Non è assolutamente vero, perché l'unica riforma che è stata fatta che riguarda le province è l'aver tolto ai cittadini il diritto di eleggersi i propri rappresentanti. Se li eleggono tra di loro, ma tutto l'apparato attorno burocratico attorno alle province rimane. Così stessa identica cosa vogliono fare per il Senato. Vogliono prendere e eliminare il Senato che è eletto dai cittadini, ma mantengono in piedi il Senato, che è un insieme di soggetti che costano tanto quanto ai cittadini, e non si va a incidere veramente per eliminare tutti gli sprechi, perché il nostro paese si può risollevare solo se vengono eliminati gli sprechi e si taglia profondamente la spesa pubblica improduttiva, altrimenti non riusciamo. Vediamo il debito pubblico che aumenta, vediamo che nonostante i sacrifici che vengono chiesti ai cittadini, l'Italia non migliora. E adesso da un po' di tempo non si parla più di qualcosa che è gravissimo nella sua entità, del fiscal compact. Dal 2015 l'Italia dovrà chiedere ai propri connazionali un ulteriore sacrificio per tirar fuori dalle tasche degli italiani e delle imprese 55 miliardi di euro all'anno per 20 anni per ridurre il debito pubblico. Dove andremo a prendere questi soldi? Fiscal compact, questo è stato accettato come clausola che è stata imposta dall'Europa, sì, è stato accettato da Monti, come si ricorderà. E questo per fare in modo da riuscire a dare credibilità al nostro paese, questo dicendo d'accordo, noi ridurremo il debito pubblico. Ci faranno... È stato votato dal Parlamento. Sì, ma come ci faranno il prelievo? O tagliando gli sprechi e le spese o aumentando le tasse. Entriamo nel merito della Regione Veneto. Lei intende partecipare alla corsa per la Regione Veneto, Fratelli d'Italia credo che sia uno schieramento di centrodestra. Di destra. Ci teniamo a dirlo, di destra. Con chi vi alleate quindi? Perché, mi scusi, lei è uno degli elementi che ha denunciato il malaffare, il sistema, eccetera. Pagandone le conseguenze. Certamente. L'alleanza a destra, che ci sono magari dei nomi, dei personaggi indubbiamente non coinvolti nel sistema del malaffare, ma che comunque rappresentano una continuità con un percorso dove qualcuno zoppicava in questo percorso. Com'è possibile? Il nostro, essendo un partito di destra, la nostra collocazione naturale è nello schieramento di centrodestra. Alleanze con il Movimento 5 Stelle? Però loro non si vogliono alleare con nessuno, perché non vogliono assumersi la responsabilità di amministrare. Sarebbe rosso-verde, no? Come la grossa coalizione in Loro hanno in detto Germania. Che vogliono fare l'opposizione a vita. E noi vogliamo, a certe condizioni, contribuire ad amministrare la cosa pubblica,
portando il peso non tanto dei nostri voti, ma il peso dei nostri valori, dei nostri ideali che per noi sono non negoziabili. Tra questi, ad esempio, la richiesta che facciamo, che le poniamo come condizione ai nostri alleati, altrimenti non corriamo alleati loro, è che vengono presentate delle liste all'interno delle quali non ci devono essere persone coinvolte nel sistema del malaffare. Vogliamo creare le condizioni perché si sappia che la nostra presenza nello schieramento di centrodestra non è scontata. Noi ci saremo nello schieramento di centrodestra se verranno rispettate alcune determinate chiare condizioni che per noi non sono negoziabili. Quindi io che ho denunciato il sistema del malaffare farei fatica a trovarmi a mio agio all'interno di uno schieramento che ripropone dei soggetti che sono già stati condannati per la vicenda del malaffare. Ma non crede che anche, scusi, nell'elaborazione delle liste sarebbe un'azione di Karakiri mettere delle figure compromesse? Cioè non c'è anche una stanchezza da parte dell'elettorato di almeno l'idea di poter dire questo non lo conosco, magari è una persona onesta. Guardi, mi risulta difficile pensare che nell'elaborazione delle liste ci siano dei condannati, perché poi appunto non mi piace fare la giustizialista, chi ha delle questioni che vanno risolte sicuramente non deve candidarsi, deve prima risolverle personalmente, però condannati credo proprio che non sia pensabile, possibile, la vedo molto dura nelle liste della Regione Veneto. Io andrei più in là, oltre al discorso dei condannati, coloro che hanno patteggiato ammettendo le loro responsabilità, ma sul territorio questi soggetti continuano ad avere una serie di tentacoli che non sono stati per il momento coinvolti nell'indagine giudiziaria, tentacoli attraverso i quali questi soggetti vorrebbero continuare a gestire il potere. Tentacoli politici o tentacoli di altro? Sia politici che burocratici e amministrativi. Allora noi, mi riguarda in particolar modo la questione dei tentacoli politici, perché diversi soggetti, così il malaffare se non si avessero, sradica mai. Se alcuni soggetti che attualmente sono a piede libero non avessero fatto parte di quel sistema, non ricoprirebbero le cariche che ricoprono attualmente. Mi auguro che i partiti possano avere uno scatto d'orgoglio e per riacquistare la loro credibilità proporre delle liste ai cittadini che siano libere da soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel sistema del malaffare. Basti pensare che in Emilia-Romagna, alle ultime elezioni del mese scorso, sono andati a votare il 37% dei cittadini aventi diritto. Se noi non cambiamo il sistema di proporci come politici alla cittadinanza, non possiamo che veder aggravarsi questa situazione. Il partito più grande nel nostro paese è quello di coloro che non va a votare perché non crede più a nessuna proposta politica. Ma i partiti sono fatti dalle persone, quindi le persone bianche o le persone nere, per indicare i buoni e i cattivi. E devono essere le bianche che limitano i neri, perché alla fine se non si usa la candeggina all'interno di un gruppo è difficile. È la mia battaglia di una vita. È la mia battaglia di una vita che continuo a combattere e tornerei ancora a fare le scelte che ho fatto, perché più volte nella mia vita politica sono stato messo nelle condizioni di scegliere al bivio se fare la scelta più conveniente o quella più giusta. Anche lei sono arrivate però degli esposti, anche sì. Lei è finito in qualche vicenda sì, giudiziaria. Sì, sono stato coinvolto in una montatura mediatica legata al sistema delle tessere per il congresso provinciale di Vicenza, che mi ha visto vincere con più del 90% dei consensi. Ed era nel PDL all'epoca? Ancora nel PDL, sì, in quella vicenda, però come più volte ho detto, io non ho mai fatto una tessera falsa, né avevo bisogno di farle. I miei avversari politici hanno messo in piedi questa montatura. Era poco amico? Perché volevano, non amico, ma dello stesso schieramento politico, perché volevano minare la mia credibilità, perché sapevano, io mi ero preso l'impegno pubblico, di denunciare i malfattori, anche se all'interno del mio schieramento politico, e per tentare di impedirmi di fare il mio dovere hanno tentato di screditare la mia immagine, cosa che non sono riusciti a fare. Un'ultima. Quella differenza che è questa: chi ha chiesto e ottenuto la mia estromissione dalla lista per le europee, poi è tra quelli che sono finiti in galera. Senta, è possibile non sapere, non accorgersi, non essere conniventi? No, credo che quando si rimane per tanto tempo all'interno della pubblica amministrazione, o direttamente o indirettamente, qualche notizia arriva. Quindi si è tutti colpevoli poi alla fine? No, c'è chi ha il coraggio di andare a chiedere che venga fatta
chiarezza e giustizia chi non ha questo coraggio. Guardi, io quando ho portato la documentazione presso le procure, io poi ho mostrato questa documentazione ad altri miei colleghi, sia parlamentari che consiglieri regionali, e ho chiesto loro di aiutarmi, di venire con me a presentare gli esposti perché venisse fatta chiarezza subito. Ma mi hanno lasciato da solo. Perché? Perché la risposta che mi è stata data, ma qua tu sei matto, perché denunciando queste cose qua va a finire che tu non fai più politica, ti buttano fuori dalle liste, cosa che poi è avvenuta. Però adesso si ricandida, quindi quindi ha trovato comunque. Guardi, io dico sempre che credo siano i cittadini che devono giudicare. Io ho sempre fatto la scelta che ritenevo fosse giusto fare, anche se non è mai stata la più conveniente. Spetterà ai cittadini decidere. Io devo chiudere la trasmissione, non c'è più tempo a disposizione, il tempo è davvero tiranno. Ringrazio Sergio Bellato, esponente di Fratelli d'Italia, ringrazio voi per essere rimasti con noi questa mattina. Domani mattina torna a 7 in punto nel corso della giornata, come al solito, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci.